Saluta Domani brevemente è superare la frammentazione per generare comunità. Sembra uno slogan, ma superare la frammentazione è difficilissimo. Ognuno è nel proprio ambito e quindi ci sono le discipline e quindi c'è il pubblico e il privato e quindi ci sono gli stati europei. Bisogna superare la differenza dei sistemi nazionali sanitari, bisogna pensare che si può agire insieme. Quindi superare la frammentazione, generare comunità. Le proposte le ho condivise avendo seguito i gruppi di lavoro ed è per questo che anche ho scelto di presentarli qui e ho contribuito a far venire tre ministeri chiave per poter mettere e realizzare queste proposte, perché da una parte c'è il Ministero della transizione digitale, che è fondamentale perché telemedicina, innovazione digitale, che è il presupposto, diciamo, è la condizione, era presente e si è dimostrato particolarmente interessato. Ovviamente il Ministero della Sanità, ma io considero la presenza della ministra Messa, quindi del punto chiave sulle competenze, il punto di volta necessario. Io penso che siano tutte e cinque le proposte interessanti e soprattutto applicabili, si possono costruire da subito. Occorre ovviamente a questo punto concretizzare e utilizzarle come degli esempi, dei modelli che però poi possono avere un impatto molto più allargato. Le proposte sono tutte belle. Io penso che, essendoci stati qua tre ministeri, ci sono tutte le condizioni per immaginare che alcune di queste possano trovare un qualcosa di concreto. Crediamo noi, tutto il gruppo, sto parlando a nome di tutto il gruppo, che sia un grande progetto, che sia una grande opportunità, sia dal punto di vista nazionale, sia sullo scenario internazionale. Sono proposte molto interessanti, quanto saranno attuabili dipenderà anche dalla buona volontà dell'energia che ci metteremo, sia dal lato dei ministeri, sia dal lato delle strutture che sul territorio dovranno riceverle. In particolare questi temi del Digital Champion in ambito di sanità digitale potrebbe essere un argomento di grandissimo interesse. L'idea di creare una comunità di super esperti, creando una comunità che abbia anche in mente una cosa che io ritengo vitale, la democrazia sanitaria. Credo che ad esempio sia particolarmente tra le altre puntuale in questa fase la parte che riguarda la proposta che riguarda l'integrazione sociosanitaria, perché dobbiamo dare una svolta su questo fronte facendo sì che i cittadini possano percepire concretamente che c'è diciamo un'integrazione tra due pezzi fondamentali del percorso di presa in carico, così come su tutta la parte che riguarda la gestione dei dati, mettendo al centro i bisogni delle persone. Iniziamo a occuparci delle competenze digitali in sanità. Per fare tutto questo abbiamo bisogno di un modello delle competenze, abbiamo bisogno di digital health champion che ci aiutino, abbiamo bisogno di diffondere cultura digitale.